parliamo di sport per tutti, perché insomma adesso ce lo spiegherà questo progetto chi insomma si è fatto promotore e l'ha presentato questa mattina nella sede dell'Ufficio Italiano del Parlamento Europeo, vale a dire il presidente dell'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, Tiziano Pesce. Buon pomeriggio presidente, ben ritrovato su Radio 1 Sport. Buon pomeriggio a voi e grazie del graditissimo invito. Dicevamo, progetto Sport per Tutti che avete presentato questa mattina, in cosa consiste? Sì, un progetto che ha trovato il sostegno e il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle opportunità date dal codice del terzo settore. È un progetto che si pone l'obiettivo di rafforzare reti sul territorio, reti di collaborazione e di iniziative per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva, per valorizzare il ruolo dello sport sociale nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid. Un progetto che si svolgerà in ben 15 regioni del nostro paese con il coinvolgimento di 26 comitati territoriali della rete associativa UISP, ma che coinvolgerà anche altri soggetti di cittadinanza attiva, le università, il network di Unisport e poi anche rappresentanze sociali a partire dal forum del terzo settore, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l'ANCI, gli enti locali indispensabili a partire dai comuni e dalle aziende sanitarie locali. Questo perché insomma è importante, no, sottolinearlo e ricordarlo una volta di più, presidente, se ne è parlato tanto, lo diceva lei, anche in questo periodo di Covid o post-Covid, insomma lo sport non è solo divertimento, non è solo agonismo, è anche sviluppo, sostenibilità, coesione e pace, no? Sì, proprio così, lo abbiamo ribadito questa mattina con presenze importanti a partire proprio dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, con la portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore Vanessa Pallucchi, col presidente del CONI Giovanni Malagò, ancora con il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, con il presidente dell'Istituto del Credito Sportivo Andrea Bodi. Abbiamo proprio sottolineato questo che diceva lei: dopo di fatto il lungo periodo della pandemia, da cui purtroppo non siamo ancora usciti, che ha determinato un gravissimo impatto proprio su tutta la filiera dello sport e dell'associazionismo sportivo di base, ecco, riteniamo, anche in virtù delle ultime nuove crisi, i conflitti, la guerra in Ucraina, le crisi energetiche e ambientali, che lo sport, ecco, possa rappresentare, lo sport giustamente valorizzato, un ruolo importante proprio come approccio, come nuovo approccio strategico sport attività fisica per promuovere appunto l'accessibilità e per costruire, come diciamo noi, una società che sia più resiliente e sostenibile, con legami intersettoriali che lo sport può mettere in evidenza, in particolare con la salute pubblica, l'istruzione, la tutela dell'ambiente, quindi i temi della sostenibilità non solo economica al centro, gli obiettivi ovviamente di sviluppo sostenibile a cui guardiamo sempre con grande attenzione, gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E legato a questo, se non sbaglio, c'è anche l'altra cosa che avete presentato stamattina, vale a dire il parere d'iniziativa del CESE, che è il Comitato Economico Sociale Europeo. Sì, proprio così, un percorso che si era impiantato con proprio il Forum del Terzo Settore e con il Comitato Economico Sociale Europeo, con il membro italiano Pietro Barbieri, vicepresidente dell'area di rappresentanza proprio dedicata al sociale, che è scaturito proprio nello scorso 24 marzo con l'adozione all'unanimità da parte dell'Assemblea del CESE di un parere d'iniziativa intitolato L'azione dell'Unione Europea per il periodo post-Covid-19, migliorare la ripresa attraverso lo sport. Questo parere che abbiamo appunto presentato questa mattina in Italia porta delle raccomandazioni molto importanti ai decisori politici, alle istituzioni europee, quelle di rafforzare, ecco, sostanzialmente l'accessibilità al settore sportivo a tutti i finanziamenti per il periodo 21-27, riconoscere appunto il valore sociale dello sport proprio come strumento per la ripresa, per costruire comunità più resilienti e sostenibili e per arrivare, noi crediamo, a un obiettivo molto importante, che è quello di includere il tasso cosiddetto di deprivazione sportiva, ovvero il tasso di esclusione dalla fruibilità di un bene
necessario il diritto alla pratica sportiva, come lo intendiamo noi della WISP, in quello che è l'elenco degli indici di Eurostat per misurare la deprivazione materiale, per supportare meglio, ecco, l'accessibilità anche ai fondi europei. Come diceva in apertura, sostanzialmente uno sport sociale, uno sport per tutti, che non è più solo legato al tempo libero, agli aspetti più ricreativi, ma che diventa un vero e proprio progetto di vita delle famiglie italiane. Assolutamente sì. Peraltro, insomma, presidente, Tiziano Pesce, presidente del WISP, si è parlato, no, tanto, insomma, di questa voglia di tornare a vivere degli italiani per tanti ambiti, insomma, in questa primavera estate, uscendo dalla pandemia, direi che anche quello dello sport, no, è assolutamente, insomma, più vivo che mai, sia dal punto di vista del partecipare agli eventi sportivi, sia per quanto riguarda, insomma, prenderne parte. E voi che fate tantissima attività di base, lo sapete bene. Sì, proprio così, è quello che stiamo registrando in questi mesi, ancora complicati, difficili. L'occasione per me importante oggi per ringraziare attraverso di voi ancora una volta tutto il sistema sportivo di base, le nostre associazioni, le società sportive di base della promozione sportiva, del terzo settore italiano, i volontari, i dirigenti tecnici, un grande lavoro di squadra che in questi mesi, in queste settimane sta letteralmente rimettendo in moto il paese. E poi ovviamente accanto a tutto quello che abbiamo detto sinora, gli obiettivi per migliorare, ecco, la vita delle persone, la vita soprattutto delle persone con maggiori fragilità e la vita delle persone che guardano lo sport come un progetto di vita, come dicevo poco fa, ma anche l'attenzione che dobbiamo mettere allo sport come strumento di prevenzione e promozione della salute in un paese che, come sappiamo, era arrivato già prima della pandemia, dell'inizio dell'emergenza sanitaria, sempre con degli indici molto alti di sedentarietà. A proposito di, insomma, eventi ormai dietro l'angolo che riguardano l'WISP, sabato 2 luglio a Torino, una città in danza. Sì, un appuntamento molto importante per la nostra associazione. Ripartiamo anche in questo caso con tutte le attività della Danza WISP. Ci sarà a Torino appunto l'appuntamento finale della rassegna nazionale, che arriva a conclusione di tanti appuntamenti territoriali di quella che è la nostra rassegna più importante. Città in danza, danze per veramente tutti i gusti, potremmo dire così, ma sono questi appunto i fine settimana di grandi iniziative legate un po' a tutte le discipline, quindi campionati nazionali, fasi finali, dal calcio alla pallavolo, passando per la pallacanestro, il nuoto, il pattinaggio, le discipline orientali. L'elenco sarebbe veramente lungo. Citava il pattinaggio, presidente, insomma, avete scelto un luogo non banale, insomma, nel decennale, no, del terremoto del 2012, per celebrare i campionati nazionali di pattinaggio WISP Mirandola, no, in provincia di Modena. Sì, assolutamente, continuano queste lunghe settimane dedicate al pattinaggio WISP. In questo fine settimana partirà, come correttamente ricordava, partiranno i campionati cosiddetti Formula WISP. Sono attesi oltre 1800 atleti per quella che sarà la seconda parte della WISP Skating Fest 2022, campionato nazionale appunto di pattinaggio artistico su rotelle. L'assist che mi fa è graditissimo, perché, come ha anticipato, sarà anche l'occasione appunto a 10 anni dal terribile terremoto che nel 2012 colpì duramente il territorio dell'Emilia Romagna, proprio anche il territorio di Mirandola, bolognese, dove saremo appunto a partire da sabato, per anche questa iniziativa che ha promosso il nostro comitato regionale del WISP Emilia Romagna in collaborazione con la WISP nazionale, per, ecco, questo progetto, questa rassegna denominata Lo sport per tutti abbraccia l'Emilia Romagna. Quindi ricorderemo ovviamente quello che è accaduto 10 anni fa, lo faremo sempre col nostro, ecco, spirito costruttivo che guarda con molta attenzione e anche con una buona dose di fiducia, di ottimismo, non può mancare al prossimo futuro, consapevoli di avere come WISP, come corpo intermedio importante per la promozione sportiva e sociale del paese, come un compito importante, un dovere di rappresentanza
verso il nostro tessuto associativo connettivo di base. E allora, insomma, buon lavoro, perché di carne al fuoco ce n'è davvero tanta, e grazie per essere stato con noi a Tiziano Pesce, presidente della WISP. Buona serata, grazie. Grazie a voi, buonasera.